Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi vi mostro un nuovo arrivo. È appena arrivato fresco fresco questo nuovo pacchetto, arriva dal sito Timbro Scrap Mania. Se mi conoscete un pochino potrete già immaginare cosa c'è dentro. Vediamo se riusciamo ad aprire senza l'aiuto delle forbici, ma mi sa che facciamo prima così. Ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale per non perdere neanche uno dei miei video. Eccola qua. Se sentite rumori strani sono io che lancio le cose di qua e di là. Opla, ce la possiamo fare. Finalmente, dopo averla aspettata per sin dal primo anno, perché speravo che la facessero, è arrivata la nuova Carpe Diem in formato personal, che da un primo sguardo sembra meravigliosa. Allora, questa è la Carpe Diem Personal Planner Mint Vintage Floral e andiamo ad aprirla subito. Vi dico già che ho deciso di prenderla senza, ho deciso di prendere solo la versione binder perché i refill me li faccio io. Eccola qua. Oh, no, vabbè, è bellissima. Vorrei togliere questo senza romperlo, ma so già che. Vediamo. Così riuscite a vedere bene l'agenda, eccola qui. È davvero molto bella, bellissima. Allora apriamo, questa è con gli anelli, questi li possiamo anche togliere, ecco qua, con gli anelli dorati. All'interno è verde menta e panna, sì, è un panna, verde menta e panna. Qua troviamo le taschine, davvero una mini Carpe Diem. È bellissima. Qua ci sono i vari loghi Carpe Diem, il pen loop, c'è qualche filo che esce fuori, ma niente di preoccupante, insomma. No, è molto bella. È bellissima. Allora, questo mi sembra che sia un colore che non si è visto tanto in giro, parlo di YouTube. Vi metto però nell'info box altri video di altre colorazioni, uno della mia amica Angela che l'ha presa nella colorazione Robin Egg, e poi vi metto anche quello di Monica Mutone che l'ha presa nella colorazione Blossom qualcosa, così potete vedere anche altri colori. È molto molto bella, mi piace tanto, sì. Non vedo l'ora di creare dei refill apposta per lei. Ma adesso io vorrei fare, perché lo sapete che mi piace fare anche altre cose quando faccio gli unboxing. Ah, vi faccio vedere, vediamo. Sì, ok. Gli anelli sembrano ben funzionanti. Sì. È bellissimo. E io vorrei farvi vedere un paragone per quanto riguarda almeno il formato con altre agende di questa misura, quindi adesso sposto un attimo le cose e vi faccio vedere questo paragone. Eccoci qua, ho preso tutte le mie agende in formato personal per farvi vedere davvero il paragone con tutte le altre, così con la speranza che abbiate una percezione più
veritiera di quella che è la misura di questa Carpe Diem. Allora, andiamo a paragonarla con la Filofax Saffiano. Magari, ecco, adesso era bello farle vedere così, le spostiamo un attimo e la paragoniamo con la Filofax Saffiano. Ecco, come potete vedere è molto più larga della Saffiano, che saranno circa 1,5 cm, ed è anche leggermente più alta. Gli anelli sono, vediamo, ok, qua questa la sto usando per tenere tutti i refill che creo. Gli anelli dovrebbero essere più o meno uguali, sì, sono uguali. Io adesso non so se riesco a farvelo vedere bene, ma sì, gli anelli sono, forse sono un po' più larghi questi della Carpe Diem, ma leggermente. Poi, altro paragone lo facciamo con la Webster Pages, chiudo, ecco qua. La Webster Pages è più stretta ma più alta, come potete vedere. Ecco, qui, vedete, più stretta, ma ecco, forse lo vedete qua, leggermente più alta. Gli anelli della Webster Pages sono uguali a quelli della Filofax, ecco qua, qui anelli dorati uguali, ecco qui, magari avrei dovuto togliere i refill all'interno, ma non ne avevo il tempo. Poi paragoniamo con la Kitty Kay, e anche lei è più stretta, ma è leggermente più cicciotta, perché la Kiki Kay si sa che è quella che ha gli anelli più di diametro più grande. Infatti potete vedere qui, ecco, gli anelli della Kiki Kay sono tanto grandi e difatti è un tantino scomoda da portare in borsa, soprattutto verso la fine dell'anno, quando diventa davvero cicciotta. Altro paragone lo facciamo con una Filofax Domino. Eccola qua, è decisamente più piccina, potete vedere. E poi facciamo il paragone con l'agenda che avevo comprato l'anno scorso da Tiger, ed è anche di questa più stretta, vedete. Che dire, a me questa Carpe Diem piace tantissimo, lo sapete ormai, sono una stra fan della Carpe Diem, ho fatto in modo che molte persone la comprassero e aspettavo il formato personal perché ero davvero molto curiosa di vedere se la qualità fosse la solita Carpe Diem, e devo dire di sì, è la solita Carpe Diem, solo più piccina. Sono contenta che la Simple Stories abbia deciso di ampliare le scelte, so che ci sono anche, sono usciti anche i travel notebook, sono uscite anche le agende a spirale, quindi sono davvero molto contenta di ciò. Perché la Carpe Diem è una delle, a mio parere, è una delle migliori agende in circolazione per questa fascia più o meno di prezzo. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino, così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!